Eccoci ancora sulle fonti TV, leggete subito in sovraimpressione uno dei punti più dibattuti delle ultime settimane e che non smetterà di essere discusso. Quello che riguarda il Green Pass, naturalmente ne parliamo perché è diventato obbligatorio esibire il certificato verde in luoghi come bar, ristoranti, se si vuole consumare seduti, piuttosto che cinema, teatri, in alcuni luoghi sportivi, ma comunque luoghi dove ci sono altre persone, al chiuso naturalmente, che garantirebbero una maggiore sicurezza rispetto alla diffusione del Covid. Naturalmente non è solo l'unica alternativa chi non ha il Green Pass perché non si è ancora vaccinato, indipendentemente da chi non si vuole vaccinare, ci sono persone che sono ancora in attesa della vaccinazione, bisognerà insomma fare il tampone, bisognerebbe, usiamo il condizionale, fare il tampone perché su questo c'è un po' di tensione perché chiaramente il tampone dura 48 ore, quindi soprattutto per quelle che sono le attività quotidiane naturalmente diventa un po' complicato. E poi aggiungiamo anche il fatto che attraverso il Consiglio dei Ministri è stato messo a punto proprio il decreto che riguarda l'estensione del Green Pass anche obbligatoriamente, naturalmente parliamo di obbligatorietà in luoghi come la scuola, quindi gli istituti scolastici che da settembre, proprio per garantire la didattica in presenza e non più a distanza, obbliga di fatto il personale a avere il Green Pass. Allora, non parleremo solo di questo è il primo tema, ma parleremo anche dei dati macroeconomici più importanti del momento e quindi in prospettiva futura cosa aspettarsi dall'economia a livello globale, soprattutto americana, perché parte tutto da lì. Cosa potrebbe influenzare la Fed in primis, la Banca Centrale Americana, ma in generale anche la Banca Centrale Europea, se alcune previsioni sulla crescita americana e non solo dovessero essere confermate, quindi previsioni che sono viste al rialzo. E poi l'ultimo aggiornamento che arriva dalla Casa Bianca con Joe Biden che riguarda le auto elettriche. Ma insomma andiamo per gradi, abbiamo tante cose da dire. Alfredo Luis Somoza, buongiorno, presidente dell'ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Grazie per essere con noi anche oggi. Prego, grazie a voi e buongiorno ai tuoi telespettatori e telespettatrici. Mi rendo conto che viene un po' di mal di testa sentire tutti questi temi, perché, sai perché? Perché uno si aspetta in estate di poter accantonare, no? Tante cose, dire vabbè dai, adesso parliamo di cose più leggere, pensiamo alle vacanze e basta, invece no, diciamo che i mercati da una parte, ma l'economia dall'altra, che poi sono assolutamente interconnessi, quest'anno ci stanno facendo abbastanza penare. Penare, credo che sia la parola giusta perché siamo in attesa di tante risposte e conferme. Allora, sicuramente una conferma arriva appunto dal Green Pass. Alfredo, cosa ne pensi? Da oggi è obbligatorio, ma mi piacerebbe capire con te come potrebbe cambiare la normalità, quindi quella che potremmo definire la nuova normalità, anche per gli esercizi commerciali che si trovano di fronte a una gestione diversa, no? Dei clienti. Una gestione diversa e tra l'altro una delle incombenze che non erano previste e che infatti tra l'altro leggevo stamattina i comunicati di diverse associazioni e categorie non intendono fare. Cioè, mi spiego, il Green Pass come sanno tutte le persone che sono vaccinati è un QR code oppure un foglio di carta che si stampa che poi viene letto da un'app apposita per controllare che sia veritiero. Dopodiché, una volta verificato che è veritiero, che io sia la persona, che c'è scritto lì, lo posso dimostrare con un documento. E gli esercenti hanno detto sì, noi ok, dovremmo controllare il Green Pass, ma no, affatto non controlleremo l'identità delle persone. Quindi diciamo che il Green Pass, come ci insegna la Francia, che ha fatto un piano di restrizione ben più duro ancora di quello italiano, e serve come arma, lasciatemi passare il termine, come arma di ritorsione per chi non ha voluto vaccinarsi, quindi o come incentivo se lo vogliamo mettere in positivo, ma poi l'effettivo utilizzo di questo strumento, tranne in situazioni particolari, penso ad esempio agli aeroporti, dove uno fa due o tre controlli prima di salire in un aeroporto, salire su un aereo, i teatro e cinema, quindi tranne certe, diciamo, situazioni nelle quali il controllo esiste già anche per altri motivi, penso al controllo anche di metal detector dove si usa, eccetera, diciamo che sarà un'incombenza in più. Per il Grazie. resto resta piuttosto inapplicabile, o meglio, piuttosto incontrollabile, non inapplicabile. Penso infatti è stato subito scartato il trasporto urbano.
Perché è impensabile che davanti a ogni tram o davanti a ogni fermata della metropolitana ci siano degli addetti per fare questi controlli, quindi diciamo che è uno strumento che serve più che altro per de far decidere gli incerti. E poi c'è da prendere in considerazione che in Italia, dati stavo controllando stamattina, il 64% della popolazione ha avuto la prima dose, almeno la prima dose, e parliamo di 38 milioni di persone. Aggiungiamo altri 5-6 milioni di ragazzi e ragazze sotto i 12 anni, quindi che sono fuori da questa problematica. Rimangono 16-17 milioni di italiani che al momento non possono avere tecnicamente il Green Pass perché non hanno fatto appunto i passaggi che riguarda le vaccinazioni. Tra l'altro noi stiamo utilizzando un approccio diverso da quello europeo, perché da noi, come sanno tutti i vaccinati, c'era già un primo Green Pass dopo la 14 giorni della prima dose, mentre invece in Europa questo avviene dopo la seconda dose. Quindi se noi calcolassimo la seconda dose, effettivamente 15 milioni di italiani, e soprattutto giovani, ovviamente, che sono stati gli ultimi, anche per motivi organizzativi, ad essere vaccinati, praticamente sono off limits per tutta una serie di Sì, ma cose. infatti forse è la tempistica che è sbagliata, usiamo questa parola, cioè il 6 agosto è un po' presto perché effettivamente ci sono persone, lasciamo perdere un istante quelli che non vogliono vaccinarsi e che Certo. però bisogna considerare perché ci mancherebbe, la Certo. scelta è lecita, ma dico però chi invece è in lista d'attesa, sta aspettando appunto la seconda dose, ecco il 6 agosto forse è un po' presto per diciamo l'accelerata che ha avuto anche abbastanza tardi, no? La campagna di vaccinazione, forse è quella la cosa che fa arrabbiare di Sì, più. soprattutto i giovani, che sono quelli che di più, diciamo, arrivata l'estate, avrebbero voglia di uscire la sera, di andare in discoteca piuttosto che andare al bar o andare al ristorante, perché loro, ci ricordiamo tutti, si andava per scaglioni di età. I ragazzi sotto i 40 anni, cioè i ragazzi, cioè le persone sotto i 40 anni, ma soprattutto quelli sotto i 25 anni, hanno cominciato a vaccinarli a metà luglio. Quindi stanno facendoli in questo periodo, cioè settembre sarebbe stato sicuramente un termine più sensato per applicare questo. Però vabbè, comunque le cose sono andate in questo modo. Il rapporto tra il Green Pass e l'economia io credo che sia molto relativo. Ci sono due scuole di pensiero, quelli che dicono col Green Pass molta più gente andrà a consumare perché si sente più sicura, e gli altri che dicono col Green Pass meno gente andrà a consumare perché molti non potranno entrare. Io credo che sarà ininfluente questo sull'andamento, perché in realtà quello che conta negli atteggiamenti delle persone, di tutti noi, quando decidiamo di andare in un posto, è il nostro livello di paura. E se uno ha paura, non c'è Green Pass che tenga, c'è paura di andare in un luogo chiuso come un cinema, un teatro, sto parlando, no? Quindi ecco, durante l'estate lo stiamo vedendo, sono strapiene tutti i luoghi all'aperto, che sono state allestite tra l'altro dall'estate. In autunno cambierà probabilmente la musica, anche perché noi stiamo parlando come se effettivamente il problema adesso fosse vaccinare quei 5%, 6% che non vuole vaccinarsi per motivi vari, potendolo fare ovviamente, non parlo di quelli che non possono farlo per motivi di salute, ma quello che sta succedendo in giro per il mondo è che sta arrivando un'ondata terrificante, cioè l'Asia comincia a trovarsi nella situazione in cui si trovava un anno e mezzo fa, e non parlo solo della Cina, che sappiamo, più o meno abbiamo visto, ci sono già delle intere città, degli interi quartieri di nuovo con la quarantena cinese, che non è la nostra, cioè vuol dire che ti chiude l'esercito un perimetro e non si entra, non si esce più. Ma paesi come l'Indonesia, come la Thailandia, come il Myanmar sono in piena quarta ondata, dicono loro, in piena quarta ondata. Quindi e anche paesi che hanno vaccinato molto hanno problemi, perché la Cina a questo punto dichiara di aver, diciamo, inoculato 1 miliardo e 100 milioni di dosi. Loro sono 1 miliardo e 3, vuol dire che più o meno, non dico quasi tutti, ma Quasi, però la cioè, maggioranza, certo, sono, ecco, la sicuramente. maggioranza almeno una dose l'ha avuta. E quindi ecco, c'è questo problema delle varianti, che penso che sarà il tema che ci terrà compagnia in questo autunno, che in Asia è già visibile, che in America Latina comincia a essere visibile anche in paesi come il Cile, che avevano fatto molto bene, e che da noi ancora, da noi in Italia almeno, ancora è, diciamo, per fortuna è piuttosto marginale. Quindi ecco, il Green Pass all'interno di questa situazione diventa uno strumento che fa bene lo Stato utilizzare per convincere qualcuno a farlo,
ma che in sé è uno strumento che, cioè, non è uno strumento né di prevenzione, né di stimolo all'economia, né di sicurezza per nessuno. No, esatto, diciamo che bisogna mettere a punto un po' di questioni, poi vabbè, a me fa anche un po', insomma, il fatto che chi non abbia il Green Pass, che poi appunto molti saranno penalizzati perché stanno aspettando la seconda dose, anche se poi vabbè, comunque anche dopo la prima dose viene rilasciato, quindi bisognerà In Italia sì. capire, esatto, in Italia sì, appunto bisognerà fare il tampone ogni 48 ore e hanno deciso di mettere appunto questi prezzi calmierati, che però secondo me, adesso ci mancherebbe altro. Con tutto il rispetto, però 15 euro per gli over 18 non mi sembra un prezzo proprio così abbordabile, visto che bisogna farlo ogni 48 ore, no? Proviamo a ragionare. E quindi ecco, per invece dai 12 ai 18 anni 8 euro. Leggevo, però non so se è una boutade, che il fatto di non averli resi gratuiti è dovuto al fatto che almeno così, perché se avessero reso gratuiti i tamponi, avrebbero disincentivato a prenotare il vaccino, no? A dire vabbè, tanto io posso fare il tampone gratuitamente, quando voglio andarmi a mangiare una pizza vado a farlo, non pago. Il fatto di aver lasciato un minimo di prezzo magari potrebbe aiutare anche gli indecisi a decidere per il vaccino. Non so quanto sia vera questa cosa. Penso che sia una cosa più bizzarre che ho sentito, perché tutti noi abbiamo fatto dei tamponi in questo anno e mezzo, a tutti ci è capitato, non è una cosa bella. Eh no, figuriamoci ogni 48 ore, dai, non Ecco, 48 ore, scherziamo. ma che poi non è soltanto il tampone che in sé non è bello, anzi, io onestamente ho sentito molto di meno il vaccino di quando ho dovuto fare i tamponi, ma a parte Sì, quello, sì, sì. è la burocrazia. Perché, cioè, andare in un posto in un determinato orario, fare il tampone, scaricare il Green Pass di 48 ore, caricare, cioè, è veramente, non credo che sia quello che È faccia la folle, è differenza. folle, sì. Quello che purtroppo sarà la conseguenza è che, visto i costi e visto diciamo, la corta durata di questo sforzo, nessuno ovviamente lo farà per andare al ristorante. Cioè, chi lo farà sarà per andare in un posto dove altrimenti non puoi entrare, ma con qualcosa di importante, perché devo viaggiare a Roma, perché devo Certo. tenere un esame di laurea, cioè per cose del genere, ma nessuno farà un tampone, e men che meno a pagamento, ovviamente, per andare a mangiare la pizza. Quindi, diciamo, nell'immediato, sicuramente, certo, ci sarà un calo, penso appunto ai giovani, un calo di presenza di giovani in luoghi al chiuso, però ricordiamoci che siamo estate e quindi al momento comunque c'è una grande offerta, diciamo, all'aria aperta. Sì. Ma quello che succederà a settembre è che a quel punto la polemica sarà ridotta soltanto a chi non ha voluto vaccinarsi perché non vuole, perché chi ha voluto per settembre è già Sarà vaccinato. vaccinato, Quindi certo. rimarrà che tra l'altro anche qui in Italia fortunatamente è un problema, diciamo, al momento molto marginale, quello delle percentuali di Novax veri. Tra l'altro è stata superata la soglia del 90% per le persone over 70, che, come sappiamo, è la fascia d'età dove si è registrato la stragrande maggioranza dei decessi, no? Ma Sì. da noi i Novax ideologici, diciamo, sono una minoranza rispetto al resto dell'Europa. In Francia ci sono manifestazioni di 200.000 persone, c'è stata settimana scorsa, ma lo vediamo anche nel sindacato. Cioè, in Italia in questo momento si sta discutendo dell'obbligo vaccinale per i posti di lavoro, il sindacato non sta facendo barricate, sta negoziando. In Francia il sindacato ha già annunciato lo sciopero generale se la Consulta, cioè la loro corte costituzionale, respingerà i ricorsi presentati contro il decreto Macron. Quindi questo riflette, diciamo, gli umori di una società. Ecco, in Olanda abbiamo visto anche lì manifestazioni anche violente, cioè in molti paesi europei, soprattutto quelli settentrionali, c'è un'alzata di scudi che non è quella del no vax ideologico che conosciamo, che non mi vaccino perché i lavoratori, no, è una lotta per molti di libertà e di diritti, che è una Sì, cosa un po' sì, diversa sì, rispetto sì. al no vax che conoscevamo noi finora, no? Ecco, anche questo, dicevo, in Italia al momento è marginale, ma non è detto che prima o poi non venga strumentalizzato da qualche parte della politica quando entreremo in campagna elettorale e Vabbè. diventa un tema un po' più emergenziale. Allora, sì, poi beh, anche questo tema però del lavoro, insomma, perché effettivamente bisogna approfondire le questioni perché rischiamo veramente di toccare delle questioni troppo delicate.
Allora, Alfredo, abbiamo detto quindi che, cioè, hai detto, e anch'io mi trovo abbastanza allineata con te, che il rapporto tra il Green Pass e l'economia sarà relativo, bisognerà vedere poi come verrà esteso, chiaramente come verrà recepito. Invece, insomma, non è relativo, non sono relativi i dati macroeconomici, faccio questo collegamento, per quello che soprattutto saranno le future mosse delle banche centrali, no? Oggi in particolar modo il faro sarà il dato sul lavoro americano, quindi il job report, lo attendiamo tutti e i mercati lo stanno attendendo sicuramente con molta ansia, forse anche con aspettative di un certo tipo, no? Perché è da tempo che parliamo delle previsioni economiche americane viste al rialzo. Ecco, però da qui si potrebbe scatenare tutta una serie di questioni che non abbiamo preso ancora in considerazione. Cosa ne pensi? Ma i dati, beh, ieri anzitutto la trimestrale dei conti statunitensi è stata buona, considerata diciamo positiva, diciamo moderatamente positiva. In questo periodo, come sappiamo, ci accontentiamo di poco. Ma invece i pronostici su quello che sarà appunto il rapporto sul mercato del lavoro che è in uscita oggi. Anche se qualcuno parla di dati contrastanti, parrebbe che si confermerà come diciamo, un buon rapporto, nel senso che si sta parlando di più 800.000 posti di lavoro, cioè più 800.000 occupati, e un tasso di disoccupazione che scende leggermente al 5,7%, quindi un segnale di vita, diciamo, si potrebbe dire un Sì, segnale di vita. E questo, se come dicevi tu giustamente, influenzerà sulla politica della Fed, ne abbiamo parlato l'ultima volta che era stato tuo ospite, che la Fed stava aspettando questi dati per capire come muoversi sul discorso dell'inflazione. Io spiegavo che in realtà la Banca Centrale Europea era molto più flessibile sul tipo, ad esempio, produrre inflazione per portarla a un livello di almeno 2% con delle soglie massime del 2,5%, mentre invece la Fed era su una via molto più rigida, puntando senz'altro su una stabilizzazione economica più veloce a partire da dati positivi. Ecco, i dati che stanno uscendo pare che confermino questa linea, queste previsioni ovviamente della Fed, e che resterebbe a questo punto, diciamo, su un piano molto più prudenziale rispetto alla reattivazione attraverso la leva monetaria, perché la reattivazione sta avvenendo per vicende di mercato. E qui è anche importante quello che è stato firmato, l'ordine esecutivo, che è una legislazione particolare degli Stati Uniti, e sono decreti firmati dal Presidente di indirizzo delle agenzie federali, quindi in sostanza è come se fosse delle leggi, ma le decide il Presidente. E ieri ha firmato un ordine esecutivo molto importante Joe Biden, che ha a che fare con la reattivazione e con le scelte, che è quello di stabilire che entro il 2030, e quindi domani, dopodomani, il 50% delle auto che si vendono negli Stati Uniti siano energia sostenibile, non soltanto elettriche, ma anche il plug-in, cioè che è l'ibrido più avanzato, che comunque prevede un doppio motore, un elettrico o una combustione con combustibili fossili. E siccome gli ordini esecutivi non sono leggi, quindi non sono obbligatori, si basa su una base volontaria, ma i principali produttori degli Stati Uniti, General Motors, Ford e Stellantis, hanno già dato il consenso a questa politica e hanno detto che loro lavoreranno per questo traguardo. Non è piaciuto a tutti? Esatto, ti stavo Attenzione, dicendo questo. Beh, però. dal mondo ambientalista si è alzata una voce dicendo è molto blando quello che sta deciso. Per quale motivo? Perché va benissimo sulle macchine puntare da qui a 8 anni almeno al 50% del parco automotore elettrico, comunque ibrido, ma riguarda soltanto le automobili ad uso privato, non riguarda il trasporto su gomma, che negli Stati Uniti è la principale fonte diciamo di produzione di CO2, quindi diciamo, considerata il maggior indiziato per quanto riguarda il cambiamento climatico. Quindi quello che ha firmato Biden non riguarda i camion e tutta la flottiglia di furgoncini e camioncini che vediamo nei film solcano le strade degli Stati Uniti, ma l'auto privato. Certamente, come sempre, si può vedere il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Per quello che riguarda il bicchiere mezzo pieno, diciamo che questo annuncio di Biden
in qualche modo mette in cattiva luce l'Unione Europea, perché è molto più avanzato di ciò che decise l'Unione Europea, soprattutto come tempistiche, perché veramente il 2030 stiamo parlando di qualcosa da qui a 8 anni. Quindi ecco, questo sicuramente, questo già cominciare a guardare il futuro e riprendere in mano il tema ambientale, perché attenzione che noi continuiamo a vederlo tutti, che mentre siamo ancora, diciamo, colonizzati dal punto di vista dell'attenzione mediatica sui temi della pandemia, la grandissima emergenza che non si risolve col vaccino e quell'ambientale, quest'anno purtroppo l'abbiamo visto anche nel Comasco, nel Varesotto, quello che è successo quest'estate negli Stati Uniti, la California ancora sta bruciando, l'Australia. Ecco, la grande emergenza ambientale che ha purtroppo dei tempi molto più lunghi e non ci sono farmaci per metterla a posto. Ecco, questo gesto di Biden in questo momento, in cui i dati economici cominciano a essere, diciamo, a volgere verso un po' il meglio dopo un anno e mezzo di recessione, e la pandemia negli Stati Uniti è un po' sotto controllo, perché guardate che loro hanno delle grandi sacche di gente che non ha voluto vaccinarsi, soprattutto negli Stati del Sud, però non è più, diciamo, purtroppo come è stato in passato, la locomotiva dei casi quotidiani di infezione e di morte. Ecco, già questo ordine esecutivo è un segnale di fiducia, dicendo in qualche modo stiamo per voltare pagina di questa crisi del Covid durato un anno e mezzo, cominciamo a guardare il futuro. E qual è il tema di futuro? Il primo sicuramente il tema ambientale. Quindi ecco, torno a dire una cosa che ho già detto date altre volte, sicuramente in questo momento a volere investire soldi in borsa o in fondi, sicuramente il tema ambiente è uno dei temi di proprio più interessanti, prossimi anni. Senza dubbio i temi più interessanti, ovviamente con intelligenza, capendo come e cosa, ma è un tema del quale, come è stato il petrolio 50 anni fa, è un tema che in qualche modo trasversalmente toccherà tutti gli investimenti degli anni prossimi. Assolutamente sì. Allora, no, questo è un tema, peraltro, guarda, leggevo proprio qualche giorno fa, e abbiamo fatto anche una pillola nostra formativa, che a livello di educazione finanziaria, seppur dobbiamo fare dei passi indubbiamente avanti, cioè l'Italia è un po' indietro rispetto agli standard, anche se poi in generale è sempre un tema abbastanza lasciato ai margini, no? Quello dell'educazione finanziaria, ma oggi si scopre che c'è un po' più di consapevolezza rispetto anche a tematiche che portano all'ambiente e al sociale in generale, quindi collegare proprio la finanza, il mondo della finanza con quello, quindi è di buon auspicio, però sicuramente bisogna accelerare un po' come ha fatto Biden con questo ordine esecutivo. Per concludere, quindi, se dovessimo dire anche con un titolo ad hoc l'economia tra previsioni e realtà, cosa dobbiamo aspettarci? Perché un conto è far previsioni, un conto poi verificare che queste previsioni siano effettive alla luce anche di ciò che dobbiamo ancora aspettarci, cioè nel senso di notizie, no, Alfredo? E io credo che ancora la farà, diciamo, da padrone dell'informazione il tema della pandemia. Credo che quello che sta succedendo in Asia, che ci citavo prima, questi nuovi focolai micidiali in Estremo Oriente, sono l'anticipo di qualcosa che poi toccherà, forse, speriamo di no ovviamente, ma forse toccherà vivere anche noi. Nel mondo sono stati vaccinati almeno con una dose circa metà degli abitanti, ma anche in paesi con altissimi livelli di vaccinazione le varianti stanno creando problemi. Quindi da un lato avremo un mondo che vuole ripartire, e quello che dicevamo prima di Biden è la dimostrazione, c'è un mondo che vuole riprendersi, dall'altro lato purtroppo abbiamo ancora la zavorra di questa pandemia che non si riesce a controllare. Certamente come tutte le malattie della grande famiglia delle influenze, come sappiamo l'influenza è muta ogni anno, il vaccino deve essere diverso, vediamo come si risolverà il tema delle vaccinazioni di questo autunno. Però al di là di questo, e non entro in merito perché non sono un medico, credevamo, molti abbiamo pensato che forse con l'estate, l'estate nostra boreale, il tema della pandemia man mano sarebbe sfumato con l'avanzare delle vaccinazioni. Arrivati a questo punto dobbiamo ricrederci. Le vaccinazioni, come sappiamo, fanno crollare i problemi più gravi, cioè l'ospedalizzazione,
l'infezione piuttosto che il decesso, ma non mettono a posto totalmente la situazione, cioè non ci immunizzano. No, esatto. Tutti noi che ci siamo vaccinati possiamo ammalarci. Per fortuna le statistiche ci dicono che raramente finiremo in ospedale e ancora più raramente avremo altri problemi. Però e la malattia continua a girare, quindi ecco, le previsioni che vedevano, diciamo, la fine dell'emergenza entro quest'estate vanno riviste. Speriamo che possa essere fine anno, in qualche modo il fine dell'emergenza, ma ho qualche dubbio visto un po' questa evoluzione, quindi credo che dovremo entrare nell'ottica della, diciamo, della convivenza. Diciamo che è da un po' che dovremmo entrare, cioè che avremmo dovuto entrare in quest'ottica, perché dai, diciamoci la verità, poi chiaramente nessuno sa quando ci sarà una parola fine, che magari non ci sarà mai, nel senso che poi diventerà una normale, tra virgolette, influenza che potremo gestire come gestiamo altre malattie, però era anche, come dire, da mettere in previsione, no? Che non ci sarebbe stata una parola fine immediatamente, cioè che comunque ci sarebbe stato tutta una serie di motivi che ci avrebbero portato a dire vabbè, ma comunque ci devo convivere, quindi automaticamente faccio questo piuttosto che quell'altro, quindi come atteggiamento. Conviverci vuol dire appunto adeguare le cose che abbiamo fatto finora come emergenziale dovrebbero diventare quotidiane. Perché io credo che mai più possiamo tornare a un lockdown come quello che abbiamo vissuto. No. Sarebbe a rischio la democrazia. Sarebbe a rischio la democrazia. Assolutamente. Dove c'è, ovviamente, dove non c'è la democrazia, abbiamo visto in quest'anno e mezzo cosa è successo, perché la pandemia è stata, diciamo, la cortina fumogena che ha permesso, diciamo, il peggioramento delle condizioni dei cittadini in tantissimi paesi dove c'erano già dei regimi. Ecco, per noi sarebbe veramente un problema di tenuta della democrazia e tenuta dell'economia. Quindi ecco, convivere vuol dire capire effettivamente adesso cosa fare col mondo del lavoro, perché diciamo che adesso è scattato l'obbligo scolastico ieri, cioè che dovranno vaccinarsi tutti gli operatori della scuola oppure non lavorano più. Resta il mondo del lavoro, che come ai tempi dell'inizio è il grande luogo dove le persone convivono con altri, dove si scambiano diciamo anche i virus, eccetera. Quindi ecco, dobbiamo capire come fare col mondo del lavoro. Per il resto. Più o meno il ragionamento c'è, il Green Pass serve anche per quello. La scuola, che era un altro tema delicato, è stato risolto, a qualcuno non piace ma va bene lo stesso. Resta il grande punto interrogativo, il mondo del lavoro. Come dicevo, in Francia i sindacati sono sulle barricate, in Italia sono in una posizione dialogante. Io spero che prevalga appunto il dialogo e una soluzione che va trovata però senso. Immediatamente sì. A settembre bisogna già ripartire con delle regole chiare per tutti. Non si può aspettare settembre. Appunto, guarda, io tra poco lo chiederò a un politico, pensa un po', Alfredo, vediamo un po' cosa mi diranno. Comunque, io e te ci aggiorniamo ancora. Grazie mille, Alfredo Luis Omozza, presidente dell'Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Ti seguiamo attraverso i tuoi canali e ti troviamo presto sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie anche a voi, buona continuazione. Grazie.